Queste parole, anche quando non dovremmo. Sapete, già tanti anni fa, il grande Edoardo aveva visto questa nostra grande rassegnazione. Aveva capito che questo è il vero problema di Napoli. Dunque, siamo tutti malati. Non sappiamo campare. Non sapevamo parlare. Ma allora chi siamo? Sapevamo dire sempre. Ma che è questa rassegnazione che sta andando a tutto quello che succede? A rompere, a cedere. Le imprese falliscono. E i negozi chiudono. E ci stanno poche fatiche per tanta vagione. E quanto pare per disperazione da cilena. E c'è per sotto, non sa legge. Chi le ha un giusto e non peccatore. Quanta gente se muore di fame. E quante famiglie non arrivano a fine un mese? Mi do un ambadice e così niente. Ma fino a quando? È mai possibile che pure quando stava il grande Edoardo, noi viviamo in una società ingiusta che preme di DNA. I soldi e non quelli che si fa dire. Una volta, chi studiava prima era considerata una persona stimabile, ma ora non chiocere. E che i governanti, invece pensavano un bene del paese, la sicurezza dei cittadini. Mette solo il sacco però. Ma se vuoi dire non sia possibile. Non capimmo niente. Poi ci capimmo. Facemmo conto. Io era così niente. Allora io dico, a che ci serve? Questo è il male dell'Italia e di Napoli, la rassegnazione che inibisce la reazione all'ingiustizia e porta un problema sempre a degenerare di più. Ecco, la purezza, ad ogni guai che mi capita, così. Dice sempre, ma se partisse risposta, e così niente, così niente. Andrea, ma che vuoi fare? E così niente. Ma come dobbiamo pensare? Buon senso o altro? Ma pure che è così niente, dove? È sempre così niente. Tutti i nostri problemi li abbiamo risolti sempre così. E così niente. Ci manca un bagnato. Ci manca l'indispensabile. E lei? André, che può fare? E così niente. Un padrone? Boh,
dice? E che può fare? Non ti preoccupare, tra mannanzi a voi stessa no. Celebre la libertà, ci tolgono la vita, ci tolgono l'aria. E così niente, e così niente. Come si bello! Fondir bello! E mo, guarda, guarda, ma voi che sono diventato! E pure senti dire così niente, così niente. Mi si è battutato di così niente. Mi? E tu? Ma se onestamente non si può vivere in questo mondo di delfini, di voraci, io, dimmi, Andre, è così niente, non Andre, fa niente. Andre, ma lasciami stare, ma che pulita me, ma che pulita. E cose niente, e cose niente. Avete visto? Avete sentito? Sta piangendo, sì o no? Sì. Veramente. Mi sorprende. Stai piangendo. E perché piangi? E così lì! No! Si va via! A gira un po' con lui! Che la bambina dice così lì! E si esce pazzo! E mi portano un manicomio! E qualcuno, la gente si avvicina a essa, va via e dice: lei, ma scusate! Ma vostro marito, perché è impazzito? Tu gli rispondi, è così lì, è sempre così lì. Ma è meglio questo visita in posto che la persona con il visita per arrivare proprio al massimo. No, no, dove? È bello. Ma dove? Che ti faccio? Ma che tu quanto passa? Ma che respira? E poco d'aria. Ma tu? E che ti preoccupa? Tanto va via. Ma ci sono cose che succede. Ma ci si può, ma ci si dice grazie! Cosa?